Ragazzi, nuovo giorno. Oggi c'è il soletto, quindi partiamo già con il buon umore. Mi sono anche fatto già preparato la borsa e la borsa per la palestra. Mi sono già preparato la borsa per la palestra, quindi dopo faremo un pochino di esercizi. Non vedo l'ora. Adesso andiamo al lavoro e volevo anche cambiare un pochino registro, perché visto che mi sono svegliato un po' tardi, no? Un po' scombussolato, e ora siamo partiti anche poco prima del solito, perché so come andrà a finire con il traffico. Finirà, spero come ieri, la verità, perché sono arrivato puntuale là. E mi sono portato il tè caldo in macchina dentro un piccolo thermos, così rimane caldino, ma adesso ho intenzione di bermelo in questa mezz'oretta di macchina, così. Ecco qua, non vedo assolutamente niente. Signori. Dio santo. Sì, dai, in quarta a partire. E quindi top, ragazzi. Quindi top. Tra l'altro, ieri, quando sono uscito dal lavoro, faceva strabuio, perché appunto è passata l'ora, quindi c'è stato il cambio d'ora e tutte cose, e quindi era come se fossero le 6:30, e quindi è stato un po' depre. No, cioè, la prima cosa che ho pensato: cacchio, è arrivato l'inverno, mannaggia. Però almeno la mattina c'è più sole, c'è entusiasmo, e quindi dai, c'è un trade-off più che accettabile. Allora, oggi voglio sentire ancora il venditore della casa, perché ci siamo messi d'accordo che lui mi invierà appunto questa fatidica lettera dove lui afferma che insomma non si rinnova il contratto con la signora. E però mi serve questa lettera, mi serve il contratto, perché sennò non c'è nessun accordo, salta tutto, ragazzi, e questo sarebbe un grande dispiacere per entrambi. E quindi devo fare questo, poi preparato le robe della palestra, così dopo filo, perché ieri sì, ho fatto la passeggiata, ma i muscoletti del corpo hanno bisogno di un po' di stimoli. Quindi dopo quello, poi finita la palestra, in teoria un aperitivo con i ragazzi delle borse per un progettino, e poi che altro? Ah, vorrei fare la spesa, magari. Anzi, dovrei fare la spesa, perché la casa è completamente vuota, siamo a secco. Che scatole. Dai, ci sentiamo dopo. Mamma mia, ragazzi. Allora, le cose che non ho fatto ieri, vabbè, ora mi sono svegliato, faccio colazione, mi sistemo un due, poi via, si va al lavoro. Comunque, a parte a lavorare sempre come un maiale, dicevo, comunque, a parte lavorare sempre come un maiale, ieri ho finalmente ricevuto il documento, ragazzi. Sono riuscito a convincere l'avvocato del venditore che mi firmasse questo documento di disdetta del contratto, di rinnovo del contratto, scusate, per l'inquilina, che quindi non subentrerà di nuovo dentro quando comprerò casa tra 6 mesi. E quindi questo top. Poi sono andato a fare la riunione, quella con la, per diventare socio, insomma, di questa azienda di borse, e è quello molto bene. Stiamo organizzando un evento abbastanza importante verso febbraio-marzo. Vi terrò aggiornati su come finirà tutto, come andrà avanti. Quindi anche quello top. Adesso mi faccio colazione perché sto morendo. E ieri dovevo andare in palestra, alla fine infatti mi ero portato la borsa e quant'altro, ma non sono riuscito, perché finito il lavoro sono andato subito a fare la spesa, tornato a casa, sistemato, andato alla riunione che è finita alle 10:05 e scusa, 10:10 tipo, e la palestra chiude alle 11, quindi capite anche voi che sarebbe stato impossibile andarci. Di conseguenza ci voglio andare oggi assolutamente, anche perché sennò si muore, ragazzi, e un po' di movimento lo devo fare, e altrimenti non andiamo da nessuna parte. Intanto scaldo il pane.
E poi altre novità, domani sera, giovedì 31 ottobre 2024, è Halloween e di conseguenza ci sono varie opzioni in aria, delle cose che si possono fare, stare con amici, uscire, feste e quant'altro. Andrò a lavorare, ragazzi, mi è stato proposto di fare dei video a un evento e visto che sono molto bisognoso ora di insomma, soldi. Come potete immaginare, visto il periodo e la situazione, quindi mi trovo che sto comprando casa e ho da parte dei disgraziati. E quindi questo è. Ah, in tutto questo, oltre a questo, visto che è un periodo molto rilassato, io ieri ho anche inviato una bellissima lettera, una bellissima email minatoria all'agenzia, perché loro mi hanno scritto mi hanno mandato un'email dicendo che a loro dispiace che mi sia fatto l'idea che loro non hanno lavorato, in verità hanno lavorato, bim bam, sono responsabili, hanno portato avanti nel migliore dei modi tutto. E allora io ho detto: io non ce la faccio qua, ragazzi. Cioè, io ho inviato un'email lunghissima dove essenzialmente dicevo: ragazzi, mi dispiace che in 30 anni di esperienza questa sia l'unica volta in cui voi avete fallito nell'impresa perché vi siete, cioè, siete stati non inutili di più. Ovviamente l'ho scritto in migliori termini, io sono estremamente gentile e comprensivo in queste cose, ma il risultato è che nonostante tra le varie cose, tra i vari punti cardini, ho detto: ragazzi, se non mi fossi attivato io, non avessi parlato io col venditore, con l'avvocato del venditore, non avessi giurato all'avvocato che io quella casa non l'avrei comprata a costo di perderci 20.000 euro di caparra, non avrebbero firmato quel documento, e quindi senza di me loro non avrebbero, cioè il venditore non mi avrebbe dato questo documento e saremmo tutto a capo, perché l'agenzia non ha fatto nulla a riguardo, non ha fatto assolutamente nulla, non sono stato tutelato, ho ricevuto solo promesse. Oltre a questo, ho detto: io mi sono dovuto subire un mese di soprusi da questo signore che mi chiamava perché non rispondevate voi, e ho dovuto coordinare il perito per l'ape e la perizia, perché dovevo coordinarlo e mi sentivo lui che mi diceva che non rispondevate al telefono. Poi ho dovuto coordinare il direttore della banca che mi diceva che voi non rispondevate al telefono. Poi, ovviamente, il buon venditore che anche lui veniva da me perché voi non rispondevate. E io vi chiamavo e non rispondevate. Quindi, comunque, la comunicazione è stata quasi del tutto assente, a parte l'ultima settimana, ma vabbè, su 2 mesi di trattative, vergognoso. E altri punti dolenti, ma comunque, cioè, ragazzi, non si fa così qua. Non è serietà, non è professionalità. Mi spiace che loro si siano trovati con questo soggetto che è a dir poco ostile e non avrebbero dovuto probabilmente accettare l'incarico, tornassero indietro, ma è andata così, me la sono subita io questa cosa. Quindi sicuramente non hanno fatto un bel lavoro e non si meritano il 4% di parcella più il 22% di IVA. Cioè, non stiamo scherzando. Niente ragazzi, detto questo, io vi invito a mettere mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, ricordatevi che il mio algoritmo funziona finché voi lo sfamate con le vostre interazioni, mi fa super piacere se lo fate, altrimenti questo canale non va avanti. E noi ci vediamo domani alle 11 per un prossimo video che ora inizio a filmare, perché è il solito discorso, ragazzi, una coperta corta, il tempo è quello che è e a volte non riesco a fare queste cose di sera. Ciao.